Amici di Legnana Web TV, buon San Valentino. Siamo qui in Piazza Legnano e vogliamo scoprire come festeggeranno i nostri amici di Legnano il San Valentino. Andiamo. Ciao ragazzi, tutto bene? Sì. Allora, siete innamorati? Sì. Allora oggi è la vostra festa. Sì. Cosa ti piacerebbe, insomma, che lui ti regalasse? Beh, suo amore. È timidissimo, che carini. E tu invece cosa ti piacerebbe ricevere? Regali non mi interessano. Quindi voi lo festeggiate tutti i giorni San Valentino? Sì, è una data che caratterizza l'amore tra due ragazzi. Età? Io 22. 17. Che carini innamorati. Va bene, grazie ragazzi. Beh, ciao. Non siamo per niente. No? Vabbè, fa niente, è pur sempre un'opinione. Esprimo la mia opinione? E vabbè, festeggiamolo perché dobbiamo, sennò le ragazze si arrabbiano. Ma no, ma tutti i giorni lo devi festeggiare. Tutti i giorni. Allora lo festeggio tutti i giorni tranne il 14 febbraio, va bene. Potrebbe essere un'idea originale. Sì, un'idea originale, esatto. Va basta. Bene, allora cosa hai regalato alla tua fidanzata? Non si può dire, se lo merita un abbigliamento, rimaniamo così, rimaniamo sul vago, devo guardare lì, no dai, mi vergogno, non fatemi guardare. Diciamo a nessuno allora, va bene, grazie mille, va bene, grazie, buon San Valentino, ciao. Sono l'unico. Guardiamo i fiori. L'unico innamorato è lui. Come si chiama la fortunata? Anna. Anna, facciamo un saluto ad Anna? Va bene, ciao amore. Ciao amore. E invece voi, nessuno? Noi facciamo un lavoro solo a pensarci. Sei fidanzato? Sì. Da quanto tempo? Quasi un anno. Sei innamorato? Moltissimo. Come festeggerai questa giornata? Andrò a mangiare fuori. Regalino? Sì. Cosa l'hai preso? Una bella tablet. Ah, però hai capito, fortunata la ragazza. E cosa ti piacerebbe ricevere questa sera? Ma niente di che, basta il pensiero, se lei mi ama già... Va bene. Nuovo sposato dei padri. Abbiamo un novello sposo. Come passerai San Valentino questa sera? A casa. Ma le prepari una cenetta? Per forza. La cenetta sì, ristorante, poi a casa. Ci vuole, cavolo, dopo appena un anno di matrimonio, no? Per forza, cavolo. E invece tu? Ormai è stato normale. Io sto esagerando. Ha dimenticato. Il San Valentino l'ha dimenticato. Ma per me il San Valentino è per i bambini, questo. Anche è sempre una forma d'amore San Valentino, quindi è giusto così. Invece lui è nuovo, capito? È un novello sposo, va bene, grazie ragazzi, ciao. Quest'anno è il primo anno che festeggio San Valentino nella mia vita. Oh, che bello, cavolo, insomma. È merito suo. Merita l'intervista, come si chiama la fortunata? Emanuela, detta Manu. Una frase carina che vorresti dichiararle? Oh, qua mi trovi in difficoltà. Domani la porto a fare un weekend però. Ah, che bello. Questa è una cosa carina. Carino. Cos'è che ti ha fatto innamorare di lei? I capelli ricci. Oh, che carino. Bene, dai ragazzi, allora sono contenta per voi. Buon San Valentino. Ciao Manu. Ciao. Allora, come ti chiami? Manuel. E tu? Martina. Da quanto tempo siete fidanzati? Quasi 11 mesi. Cavolo, sei contenta di lui? Sì. Sei innamorata? Sì. E tu tanto? Sì. Cosa farete stasera di bello? Niente, dorme da me, dorme a casa mia. Gli prepari la cenetta? Non so cucinare. Come hai vissuto questa giornata in negozio di San Valentino? C'è stata gente, diciamo, che come giornata non è stata male, sicuramente. Niente, la giornata comunque richiama sempre gente, sicuramente non si sono tirati indietro come giornata. E avete venuto più ai maschietti o alle femminucce? Sicuramente i maschietti, uomini che anzi chiedono aiuto e vogliono sapere che cosa può piacere un attimino di più, e sì, sicuramente di più uomini rispetto a donne. Ecco, meno male, insomma. Dai, allora io vi ringrazio per la vostra disponibilità, un buon lavoro, insomma, buon San Valentino a tutte voi, va bene? Ciao. Grazie, ciao. Inizia. Quanti anni hai? 17. Innamorata? Sì. Da quanto? Un mese, più o meno. Ah, beh, una cosa fresca. Sì. Festeggerai il San Valentino oggi? Sì, 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 sì. Gli preparo la cena. E poi le ho preso le scarpe che voleva. Che carina, 17 anni, bellissima. Cosa ti piacerebbe ricevere invece da lui, insomma? Ma io lo so già cosa mi fa. No, magari ti fa un'altra sorpresa. Speriamo, perché non lo so. Bene, allora io insomma me lo auguro, ti auguro di passare un buon San Valentino. Grazie. Col tuo amore che si chiama? Alessandro. Salutalo. Ciao amore.
Grazie, ciao. Ciao.